Ciao a tutti, nuovo video. Sperando di non sciogliermi, visto che da furba quale sono, non ho acceso l'aria condizionata di là e quindi non so se riuscirò a finire il video in condizioni decenti. Comunque, vabbè, non preoccupatevi, nel caso appunto mi vedeste sciogliere durante la registrazione. Comunque, sempre appunto sperando di non sciogliermi, voglio parlarvi oggi dei prodotti finiti. Anche stavolta tanti prodotti finiti, mi sembra di aver appena registrato questo tipo di video, ma sono di nuovo qua con la mia bustina piena. Quindi partiamo subito. Primo prodotto terminato, questo latte detergente al latte d'asina di Biomeda. Questo l'ho acquistato al Cosmoprof dopo aver acquistato il tonico al Sana. Il tonico mi ha veramente stregata, questo mi è piaciuto, però come anche altri latte detergenti che ho provato. Il tonico mi ha dato un qualcosa in più per quanto riguarda l'idratazione rispetto ad altri tonici che ho provato, mentre questo qua più o meno ha come altri latte detergente. Non è un cattivo prodotto, anzi mi è piaciuto, deterge bene, è delicato, non secca la pelle, anzi la idrata, però come possono essere insomma altri prodotti? Non ho visto questa grande differenza, quindi sì, buono, potrei anche pensare di riacquistarlo, ma forse preferirei provare un latte detergente di qualche altra linea Biomeda. Sicuramente al Sana, se ci sarà la possibilità di acquistare, prenderò qualcos'altro. Sempre per quanto riguarda la detersione, ho finito questo gel detergente delicato di Bioficina Toscana, anche di questo ve ne ho già parlato. L'ho usato per il viso, sia come detergente al mattino sia come struccante per una base leggera, soprattutto per testarlo, e devo dire che funziona. Ultimamente l'ho terminato perché ne era rimasto veramente pochino, come sapone per le mani, perché volevo testarlo anche in quel modo e devo dire che mi è piaciuto. Delicato, lava bene, anche idratante, un ottimo prodotto e sicuramente rientrerà nel mio bagno. Altro prodotto terminato, questo olio rigenerante di Alpiflora, vi ho parlato già di questi olietti. Ne ho usati due, questi, tutti e due terminati, li avevo pagati 5 euro sempre al Cosmoprof. Mi sono piaciuti tantissimo, li usavo sotto la doccia, ho preferito l'altro che era quello tonificante, mi sembra, però anche questo qui non era male, ha profumo delicato, ma abbastanza piacevole, un po' erbaceo, diciamo, perché comunque contiene vari estratti, oltre appunto agli oli, vari estratti vegetali, di piante e di fiori, tipo l'arnica, qui c'è la menta peperita, la stella alpina, insomma la calendula, insomma ci sono parecchie cose e il profumo ovviamente è dato da queste. Però veramente buoni, se troverò la prossima volta al Cosmoprof lo stand Alpiflora, sicuramente li riacquisterò. Ho terminato anche quest'acqua micellare della linea Oro di Baobab dell'Erboristica, ve ne ho già parlato in un video dei preferiti, mi piace tanto questo prodotto, strucca bene assolutamente in poco tempo, mi è piaciuto tantissimo, veramente un ottimo prodotto e penso che potrò acquistarla. Questa mi era stata omaggiata sempre al Cosmoprof, ma potrei veramente acquistarla, anche perché ho visto che il prezzo è intorno ai 5 euro, quindi sono quanti? ml di prodotto 200, perciò davvero buona. Profumazione delicata, ottima efficacia, prodotto super consigliato. Ho terminato anche questo trattamento di Unique per capelli, ve ne ho parlato nel video apposito su Unique. Come vi ho detto lì, è un prodotto che sui miei capelli non ha avuto chissà che effetto, dovrebbe prevenire la rottura dei capelli, appunto, dovrebbe facilitare il loro miglioramento, insomma, dovrebbe aiutarli a renderli più forti. Io non ho visto tante differenze, perché comunque sui miei capelli questo effetto si nota poco, però un buon prodotto, l'ho usato con piacere sotto la doccia, appunto, mentre nella mia hair care routine, ma non penso che lo acquisterò. Anche questo mi era stato omaggiato sempre al Cosmoprof, però di Unique voglio acquistare altro, ma non credo questo prodotto. È più consigliato, come vi dicevo nel video apposito che comunque vi lascio nelle schede, per dei capelli magari meno ricci e meno esigenti, magari sì rovinati, però dei capelli che sui quali insomma si possono notare le differenze per quanto riguarda le punte, la rottura anche sui miei, non si capisce molto, questi aspetti non si capiscono.
Ho un altro prodotto finito, questo tonico rassodante per pelli secche di Anthos, ve ne avevo parlato nel video in cui vi mostravo i prodotti che ancora non riuscivo a capire. L'ho finito adesso, quindi posso dirvi la mia. Non mi ha detto molto sinceramente questo prodotto, non l'ho trovato rassodante, ho trovato che fosse abbastanza idratante, quello sì, perché non mi ha mai dato problemi di pelle che tirava, però non mi ha detto niente, quindi non lo riacquisterò, probabilmente proverò un altro tonico, forse di Anthos, proprio per vedere eventuali differenze, ma questo non mi è sembrato niente di che. Mi è piaciuto invece molto, ve l'ho già detto nell'altro video, il packaging così, perché esce il prodotto una volta che schiacciate, e però non ne esce troppo, quindi se voi non schiacciate più non esce più il prodotto, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, però il prodotto in sé, insomma, niente di che. Niente di che, come questo Ananas Gel che ho già messo nel video dei bocciati, perché sì, idrata le gambe, ma come azione anticellulite niente, questo è dell'erbolario, o almeno io non l'ho notata, quindi insomma, acquistato scontato del 50%, ma non penso rientrerà più nel mio bagno. Un altro prodotto che ho acquistato scontato del 50% è questo sapone Pura Natura, della linea appunto Pura Natura di Natura House. Questo l'ho comprato dalla sorgente qui a Riccione, mi è piaciuto tanto, un prodotto per la detersione delle mani molto delicato, idratante, efficace, quindi sia questo sia quello della linea Be My Honey, sempre di Natura House, mi sono piaciuti tanto. Penso che proverò anche qualcos'altro, sempre se lo troverò, di saponi per le mani di questa linea. Poi ho finito le classiche veline, queste qui, queste sono Cien, quindi queste sono Iseré. Ho finito anche, sempre dello stesso genere, diciamo, i dischetti rimuovi trucco di Cien. Poi ho finito questo deodorante di Natura Amica all'allume di rocca, ve ne ho già parlato e ve ne riparlerò perché voglio fare un video di 5 deodoranti a confronto. Per il momento rimango sulle stesse cose che vi ho detto nell'altro video, che vi linko ovviamente. Finito anche il BioRepair, solito dentifricio, non dico più niente perché è sempre lui e lo usiamo sempre e ci piace sempre. Finito questo siero viso effetto lifting al botulino vegetale di Fitocosmetici Pascucci, anche di questo ve ne ho già parlato, l'ho terminato, probabilmente farò una recensione approfondita sul blog, anche per farvi vedere le texture, anche della crema che nell'altro video non si vedeva. Un prodotto che mi è piaciuto, un po' più liquido rispetto ad altri seri che ho utilizzato. Io usavo due erogazioni, quindi due erogazioni sul palmo della mano, perché era appunto piuttosto liquido, ma soprattutto l'erogatore non era al massimo. Sparava un po' di prodotto, quindi io di solito il siero lo applico qua e poi vado a metterlo sul viso. Con questo non riuscivo perché me ne andava dappertutto, perciò lo mettevo nel palmo della mano così e poi andavo a applicarlo. Rispetto appunto ad altri sieri, di questo io ne usavo un po' di più per riuscire a fare un bel massaggino, però è un prodotto che mi è piaciuto. Non ho visto chissà che effetti come con la crema, perché con la crema, con l'elisir ho visto più effetti, però secondo me è un prodotto comunque valido. Ne riparleremo meglio sul blog, intanto qui ve lo faccio vedere appunto perché è terminato. Però molto comodo soprattutto per l'estate, perché essendo così liquido è veramente piacevolissimo da applicare, e soprattutto magari per una pelle mista ad esempio può bastare anche senza andare poi a applicare una crema. Terminata questa spugnetta qui acquistata al Cosmoprof, non mi ricordo la marca assolutamente, le ho preferito, ve l'ho già detto, quella di Cose della Natura, che vorrò riacquistare perché mi sta mancando in questo periodo. Anche questa non è stata male, però insomma non mi ha fatto impazzire. Un altro prodotto terminato è questo balsamo labbra all'argan dei Provenzali, ce l'avevo da una vita in borsa, l'ho portato a lavoro e l'ho finito lì. Non mi dispiace, ma non mi fa neanche impazzire, ve ne ho già parlato, un po' granuloso e insomma non il massimo, però durano veramente tantissimo rispetto ad altri balsamo labbra. Un altro balsamo labbra che invece mi piace un casino è questo qui, il Propol Stick di Natura House, anche questo l'ho portato a lavoro e l'ho finito lì.
Sempre parlando di balsamo labbra, ho terminato questo pottino qui di Karité Sana. Questa è di Vegetal Import, ma l'avevano inviato insieme alla crema, quella al latte d'asina che mi aveva appunto inviata l'azienda. Queste qui sono 5 ml, un trattamento vegetale all'estratto di karité per le pelli, per le parti del corpo molto secche, anche per le labbra, e io ovviamente l'ho usato per le labbra. È terminato, mi è piaciuto, veramente un buon prodottino, un odore un po' balsamico, però efficace, l'ho usato di notte e mi è piaciuto veramente parecchio. Potrei, trovandolo, pensare di acquistarlo. Ho finito anche questo olio di avocado di Nakomi. Farò un video sui prodotti Nakomi appena avrò usato altri due prodotti, appunto, che voglio testare ancora un po'. Questo olio di avocado 100% naturale, anti-age, anti-infiammatorio e idratante. L'ho usato sotto la doccia come appunto olio idratante. Mi è piaciuto tantissimo. Io avevo avuto una pessima esperienza con l'olio di avocado di Ebbe di Janas, che ancora sto utilizzando a volte per struccare i rossetti, ma non per altro, perché puzza da morire e macchia, nel senso che lascia quel verdogno dell'olio. Questo non era assolutamente verdognolo, era quasi trasparente, si assorbiva subito, non aveva quella puzza assurda. Non so perché quello di Ebbe di Janas sia così. Comunque questo qui mi è piaciuto tantissimo, super prodotto, lo possiamo dire. Questo era un 30 ml, ovviamente per il corpo non mi è durato tantissimo, però da provare, molto buono, e potrei pensare di acquistare la versione più grande. Ho finito altri due prodotti di Unique di cui vi ho parlato nell'altro video, quindi non sto a dilungarmi, l'olio e lo shampoo per capelli colorati. Mi sono piaciuti entrambi, vi lascio il video così se volete... Ah, è caduto! Bene! Comunque, vi lascio il video appunto se volete andare a vederlo. Non si è rotto, perfetto, sta lì. Poi ho terminato il contorno occhi antirughe, questo qui di Bioficina Toscana. Questo mi era stato regalato al Cosmoprof, mi è piaciuto un casino, ve l'avevo già detto, super prodotto, idratante, mi lasciava il contorno occhi idratato tutto il giorno e tutta la notte, veramente ottimo, ottimo, ottimo. Penso che potrei riacquistarlo. Adesso voglio provare altro, però in futuro penso che rientrerà nel mio bagno. Un altro prodotto che ho terminato è questo, sempre un balsamo labbra, terzo, meglio quarto balsamo labbra che ho terminato, questo di Cattier che vi ho fatto vedere nel video haul di Love Beauty. Praticamente l'ho finito in una settimana, una cosa disastrosa, cioè sono quei blur cacao che io finisco alla velocità della luce. Mi è piaciuto per quanto riguarda l'idratazione, perché anche per la notte mi andava bene. Non mi è piaciuto affatto per il packaging, perché praticamente mi si è distrutto in due giorni, si è staccato dalla base e si è tutto spappolato, è una cosa che io non sopporto. Però come azione idratante buono, ma non credo che lo riacquisterò perché è finito in frettissima e in più appunto si è tutto spappolato. Io ho pensato che fosse il problema del caldo, e invece una di voi, Alessia, ciao tesoro, un bacione, mi ha scritto appunto che di fare attenzione perché il suo si era staccato dalla base. Io ormai, anche il mio ormai si era già staccato, perciò non so se tanto... se dipende tanto dal fare attenzione, perché io non è che schiaccio chissà quanto per applicarlo, forse sono proprio solo appoggiati e non sono troppo stabili, diciamo. Quindi sì, buono come qualità, ma c'è anche di meglio. Poi ho terminato questo refreshing gel cleanser di Clarisonic, che c'era nel Clarisonic, mi è durata una vita e mezza, tipo una cosa come 6 mesi quasi, 5 mesi. Mi è piaciuto, ho sentito tanti pareri negativi su questo prodotto, a me sinceramente non è dispiaciuto. Mi dava, cioè mi faceva una schiumina applicata appunto sul Clarisonic per detergere il viso, non l'ho trovato particolarmente aggressivo, non mi seccava la pelle, anche se poi andava a bilanciare con un detergente più idratante e con un tonico, però insomma non male. Non andrei a acquistarlo sinceramente, c'era nel Clarisonic e l'ho usato, non andrei a acquistarlo in full size, però neanche male. Ultimo prodotto finito, questa matita per sopracciglia di NYX che vi ho fatto vedere nel video haul del Cosmoprof. È la NYX Micro Brow Pencil, questa qua. L'ho terminata senza senza sapere che l'avrei terminata, perché sono quelle matite così che si girano, ma a un certo punto non è venuto più su niente e io una mattina mi sono ritrovata senza.
E quindi è stato un po' bruttino, infatti per quello che vi ho detto nell'altro video che ho iniziato a usare la Manga Bravo. Di questa non vi dico nulla, ve ne parlo nel video delle 5 matite a confronto che penso che andrò a registrare nei prossimi giorni. Anche per oggi direi che prodotti finiti ne abbiamo, anche per oggi ho parlato tanto, vi ho fatto vedere un po' tutto quello che ho finito in questo periodo, adesso vado a gettare tutto nelle fare l'indifferenziata. Qualche barattolino forse lo tengo, no, di questi mi sa che non terrò niente, comunque vado a organizzarmi, vi mando un bacio grande, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e se vi andrà ovviamente ci vediamo al prossimo. Ciao!